Striglia Rettiliana e rete dell'Alleanza Galattica. Riassumendo, per motivi già esplicitati, i cosiddetti rettiliani tengono bloccati i percorsi evolutivi degli esseri umani e o degli abitanti di Gea al fine di congegnare un'assimilazione animistica massiva in modo tale da 1. Ripristinarsi l'ingresso al percorso evolutivo attraverso anime predate. 2. Raggiungere il numero di anime tali da potersi dichiarare popolo i complottisti. 3. Fornire una spinta evolutiva agli impuri complottisti di quinta dimensione al fine di passare in sesta dimensione. Questa griglia energetica è potenzialmente conciliabile con quanto esposto da Hartmann. Il dottor Hartmann elaborò negli anni 50 una teoria secondo cui la Terra sarebbe avvolta da una rete o griglia di probabile origine elettromagnetica, le cui linee di forza escono dal sottosuolo, si innalzano in tutta la biosfera e si incrociano in determinati punti detti nodi. L'origine di questa griglia magnetica, che sarebbe alternativa o complementare al campo magnetico terrestre, tuttavia, non è di facile individuazione in quanto il professor Hartmann fece diverse ipotesi che sono passate tutte al vaglio della comunità scientifica. La nuova branca della scienza medica a cui Hartmann diede avvio fu quella della geobiologia, volta allo studio delle geopatie provocate dai nodi della rete che da lui prese nome e inoltre i risultati delle sue indagini diedero avvio anche allo sviluppo di una nuova branca dell'architettura che va sotto il nome di bioarchitettura, sviluppatasi soprattutto negli anni 80 e 90. La griglia rettiliana ha un funzionamento animistico duplice, in quanto confonde l'anima nel momento stesso in cui tenta di evolversi verso la quattro dimensione, inoltre ha una funzione di condizionamento attivo delle masse attraverso energie di forma pensiero. Serve, inoltre, come rete di comunicazione all'interno del pianeta tra rettiliani, simbionti di rettiliani, alleati dei rettiliani e con la base rettiliana stessa nei pianeti rettiliani di quarta dimensione. Infine, è un ottimo metodo per utilizzare e sfruttare l'energia stessa del pianeta, il plasma, denutrendo quest'ultimo. Perché i popoli evoluti di quarta dimensione non intervengono direttamente? È da anni che molti di noi si chiedono il perché la Federazione, Alleanza, Galattica non scenda su questo pianeta per liberarlo dal dominio rettiliano. Se esiste già la presenza di esseri di quarta dimensione, perché non possano intervenire i cosiddetti buoni? Secondo una logica apparente siamo già un pianeta contaminato dalla presenza di alieni, pertanto gli alieni buoni potrebbero intervenire direttamente per mettere le cose a posto. In realtà ciò è impossibile per chi crede e difende le tre leggi universali. Esse sono 1. Libero arbitrio in terza dimensione. Il tema evoluzionistico si basa sulla scelta e semplicisticamente potremmo circoscriverla alla scelta tra bene e male. Così come in quarta dimensione il tema evoluzionistico in piena consapevolezza si basa sulla capacità decisionale. Il libero arbitrio protegge e tutela l'intero iter evoluzionistico. 2. Rispondere in verità alle domande poste in verità, vincola un'anima elevata a rispondere alle domande animistiche poste non per curiosità ma come emergenza animica. 3. Risparmio dell'energia. Esso limita lo spreco energetico, ovviamente si parla di energia animistica non solo fisica. In più vi è una legge non scritta, che è il perno dell'evoluzione, le anime superiori non possono intervenire sulle anime inferiori poiché l'incontro partirebbe con uno svantaggio di forze. È doveroso sottolineare come i rettiliani abbiano infranto tutte le leggi. Ma, al di là della logica apparente, chi difende e protegge le tre leggi universali non può scendere fisicamente rischiando di contaminare e davvero deviare il percorso evolutivo di una dimensione inferiore a rischio di complicare ancora di più la situazione esistente o, ancor peggio, di bloccare definitivamente l'evoluzione di questo intero piano di universo, vedi articoli precedenti. Ovviamente si sottolinea che il contatto con gli incoming, anime di quarta dimensione, e quindi non soggette al rischio di contaminazione, è un argomento diverso da quello che si sta trattando.
qui pone le radici la missione di Walking ed Incoming, unica alternativa possibile per aiutare il pianeta e ovviamente liberare tutte le anime in esso contenute dal dominio rettiliano, nonché dal condizionamento insinuato dagli Anunnaki, in modo attivo ma non contaminante. Ovvero, i popoli evoluti di quarta, decisi ad aiutare Gea, sono, in realtà, intervenuti attivamente e fisicamente tramite invio di Walking ed Incoming, i quali, chi con la sola presenza, chi in modo realmente attivo, stanno operando sul pianeta dall'interno per combattere Anunnaki e rettiliani. In questo modo l'aiuto dei popoli di quattro è reale e attivo ma non lede in alcun modo il libero arbitrio delle anime incarnate, infatti ancora adesso molti geiani non riescono o non vogliono concepire e vedere le maglie del potere del governo ombra e contemporaneamente si rifiutano o non sono pronte ad accettare la vita extraterrestre. Ma non vi è solo questo aiuto assolutamente attivo e reale da parte dei popoli dell'Alleanza Galattica, vi sono anche aiuti tangibili da noi rilevabili. Infatti, come a nostra insaputa i rettiliani hanno costituito la griglia energetica di cui sopra, altrettanto alcuni popoli dell'Allenazza hanno recentemente realizzato una rete al di sopra della griglia rettiliana per non concedere ai rettiliani stessi di potersi prendere le anime evolute già da loro contaminate, disattivando la loro griglia. Ovvero, detto in modo più semplice, nel momento in cui i rettiliani, oggi come oggi, decidano di prendersi le anime che già possiedono, come si suol dire poco è meglio di nulla, disattivando la loro griglia e passando, quindi, alla dimensione successiva, queste vengono attirate e bloccate dalla rete dell'alleanza che ne impedirebbe, quindi, il passaggio ad anima di quarta dimensione complottista, vanificando così, anche, il rischio di una catastrofe indotta a tavolino per una strategia d'emergenza rettiliana. Storia del condizionamento dei geiani da millenni. La quarta dimensione cicli e cicli fa. I rettiliani non si sa come ricevano direttive e indirizzo dalla quinta dimensione, essi rinunciano alla loro anima e gli viene data indicazione di come privarsene, poi rientrano nel percorso evolutivo riscendendo in alcune anime di terza dimensione, abbiamo già approfonditamente discusso il meccanismo nell'articolo precedente. Passano poi in quarta dimensione come anime contaminate, si incarnano cioè i primi complottisti in popoli meno evoluti di quarta, di primo e secondo livello, e iniziano il loro percorso esperienziale in quarta dimensione nell'attesa di entrare e insinuarsi nei popoli più evoluti, con la certezza di poter passare, una volta conclusa l'esperienza animistica aspettante, in quinta ed infine unirsi a chi dà origine e tutto il movimento, le cosiddette anime di impuri. Si parla di cicli e cicli fa quando un gruppo di complottisti infiltrato tra le fila dei pleiadiani, scopre di essere arrivato al proprio completamento esperienziale ma di non poter comunque passare in quinta dimensione perché, come già da noi illustrato precedentemente, dovranno attendere gli altri complottisti per poter costituirsi in popolo. Tenere bloccati gli altri popoli di quarta e far passare solo i complottisti, questo è il piano degli impuri per contaminare la fonte. Ovviamente i complottisti sono infiltrati in tutti i popoli evoluti di quarta dimensione e cioè in tutti i popoli di terzo livello, ma, nello specifico di quei tempi, gli infiltrati corrotti tra i pleiadiani, sensibili al carattere militare pleiadiano, reagirono in modo forte e deciso, rivoltandosi contro la stessa quinta dimensione e staccandosi nettamente dal popolo dove si erano mascherati, questi sono gli Anunnaki. Approfittiamo di questo contesto per sottolineare ciò che avevamo accennato nel primo articolo, solitamente, secondo regole animistiche ben precise, tra l'altro regolamentate e gestite dalla Federazione Galattica che è l'ente superiore di controllo delle regole del gioco animistico, e cioè la mano della stessa fonte, non si può scendere da una dimensione animistica a quella inferiore. Noi in Comin facciamo eccezione in quanto missione estrema di salvezza di un pianeta, missione permessa dalla stessa Federazione Galattica.
A maggior ragione è assolutamente vietato scendere in una dimensione inferiore con il corpo, in particolare, vista la situazione di blocco del tempo in cui viviamo, di blocco animistico dell'universo che ci riguarda, secondo dei concetti a limite con l'aberrazione solo su questo pianeta esistono anime di quarta dimensione e esseri in corpo di quarta dimensione, ma sicuramente non oltre. È assolutamente impossibile che noi veniamo contattati direttamente o indirettamente dalla 5D, qui in 3. Quindi, i cosiddetti Anunnaki, traditori, a questo punto, degli stessi complottisti, decidono di infrangere le leggi universali e di scendere fisicamente su Gea e non soltanto Gea, con l'intento di sfruttare la loro superiorità al fine di farsi deificare, e ovviamente preparare il pianeta al dominio rettiliano. Ricordiamo, come esplicitato nei precedenti articoli, l'importanza di questo pianeta di terza in particolare per quanto riguarda il salto evolutivo del piano di universo stesso, la risonanza per la vibrazione ed il cambiamento di frequenza del nostro piano di universo, ovvero l'importanza di questa terza dimensione nel piano evolutivo dei rettiliani. Non ci prolungheremo qui nel descrivervi chi sono gli Anunnaki, le relazioni con i Sumeri e con gli Egizi, i Maya e le antiche società costituitesi su Gea, visto che di questi argomenti e di queste documentazioni se ne trovano in abbondanza sul web e sono di dominio pubblico, ne diamo solamente conferma alla luce delle motivazioni che vi abbiamo illustrato. Gli Anunnaki, comunque, si sono integrati con altri disertori complottisti provenienti dagli altri popoli di quattro. Come molti, ormai, non solo ipotizzano ma, giustamente, deducono, dalla discesa di esseri di una dimensione superiore, quindi con tecnologia a noi inimmaginabile, è giustificabile e attribuibile la costruzione di monumenti distribuiti su tutto il pianeta, allora assolutamente inconcepibili. Ad esempio le piramidi costruite in punti energetici particolari del pianeta e con misure particolari associabili all'osservazione astronomica della cintura di Orione, oppure Stonehenge, oppure ancora città Maya con planimetrie particolari e distanze legate anch'esse a simbolismi astronomici, eccetera, ma a che scopo? Solo l'essere glorificati. Questo motiva, anche, il perché civiltà antiche, apparentemente così evolute, al contrario erano, sotto il profilo sociale, civiltà che contemplavano i sacrifici umani. Axina exianexia valiux.